Ci sono diversi punti ancora da chiarire riguardo alla strage del Natisone. Le indagini della Procura di Udine si stanno concentrando sui soccorsi e stanno valutando se ci sono stati ritardi nell'intervento e se l'emergenza poteva essere gestita meglio. Tuttavia, non è l'unico nodo irrisolto. Un altro aspetto drammatico è il ruolo di Christian, il ragazzo che è stato convinto a rimanere invece di fuggire. Il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, ha dichiarato al TGR: «Se ci fossi stato io e altri miei colleghi ci saremmo salvati, ma dovevamo conoscere il fiume e saper nuotare. Tra quei ragazzi invece c'era una persona che non sapeva nuotare e ha convinto il maschio a restare con lei invece di andarsene. Questo pone interrogativi sulla possibilità di fuga dei giovani. Un altro punto di discussione riguarda l'accesso al fiume. Il sindaco De Sabata ha spiegato che il comune non può vietare l'accesso al fiume poiché non è di loro competenza, anche se possono mettere cartelli con avvisi di piene improvvise, non sono obbligati a farlo. Ha aggiunto che ora stanno cercando di normare la discesa al fiume, un processo iniziato dai suoi predecessori. Infine ha fatto un riferimento alla gestione del fiume da parte del Demanio e della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, responsabili della manutenzione del fiume.